Castello Fiore che ha fatto il cartone, dottore, dì. A 100 anni l'ultima iscritta alla Proloco di Sassano, si chiama Vincenza D'Alessio e dal presidente dell'associazione Antonello Aumenta ha ricevuto la tessera dorata come patrimonio di comunità, perché, ha detto il numero uno della Proloco, il più grande patrimonio di un paese è la memoria di chi ha vissuto episodi storici e può raccontarli alle nuove generazioni. La consegna della speciale tessera è avvenuta lo scorso weekend in occasione del compleanno dell'Arzilla centenaria, a renderlo omaggio anche il sindaco Domenico Rubino. Festeggiare un centenario, ha detto, rappresenta un momento significativo per una comunità, perché è l'occasione di riscoprire valori collegati all'esperienza di vita e di chi ha vissuto diverse epoche. Vincenza D'Alessio, vedova Ferro, ha superato tanti ostacoli sia familiari che sociali. L'epidemia degli anni 20, la cosiddetta spagnola, la seconda guerra mondiale, il terremoto dell'80 e anche il Covid-19. Alla presenza del figlio Giovanni, ex presidente del Sapricalcio, dei nipoti e dei pronipoti, e anche del parroco di Silla di Sassano, Don Bernardino Abbadessa, Vincenza ha spento le 100 candeline, ringraziando i presenti con un sorriso e un grazie a tutti. È la seconda cittadina di Sassano che ha raggiunto negli ultimi mesi l'importante traguardo.